Torniamo a parlare del progetto riguardante la realizzazione della discarica a Ricici. Cittadini e comitati si sono riuniti questa mattina per un sit-in di protesta nel piazzale della provincia. Ce ne parla, collegato da Pesaro, Marco Lonigro. Sì, buonasera Filippo. Non si ferma la serie di manifestazioni per dire no alla realizzazione della maxi discarica a Riceci. Questa mattina circa 100 persone tra cittadini e comitati organizzativi si sono ritrovati nel piazzale della provincia di Pesaro Urbino per un nuovo sit-in di protesta. Presenti striscioni, cartelloni, tutti uniti per ribadire la contrarietà al progetto che prevede la realizzazione della gigantesca discarica a Riceci. Ricordiamolo, in un luogo incontaminato e sito storico legato a Raffaello e al Rinascimento Urbinate. Allora sentiamo le voci, i pareri dei manifestanti. Questa battaglia la portiamo avanti con tanta dedizione, perché comunque svendere così un territorio sinceramente non ci sembra proprio giusto. Da quando è iniziata comunque noi cittadini non siamo mai stati coinvolti, le decisioni sono state prese dentro appunto delle stanze, non lo so, probabilmente senza appunto chiedere comunque l'opinione degli abitanti del territorio, senza mai consultarci, è andato avanti l'iter e adesso addirittura è stata data la proroga di ulteriori mesi di tempo per tutta la questione, quindi per l'iter autorizzativo, e quindi noi non ci fermeremo. Anche se noi di Riceci abbiamo presieduto una conferenza stampa alla Camera dei Deputati a Roma, però ci auguriamo che questo abbia un esito positivo. Più, nello stesso palazzo lì della Camera a Roma mi sono preso un fascicolo della Costituzione italiana. L'articolo 9 della Costituzione italiana dice molto chiaramente che il paesaggio, la natura, i beni artistici, tutto il resto va preservato, fa parte della Costituzione italiana. E allora qua, se non rispettiamo la Costituzione, vorrà dire che siamo proprio a fine corsa, non abbiamo altro a chi rivolgerci se la Costituzione non viene più nemmeno rispettata. Per il resto sappiamo già tutto come sono andate le cose e ci auguriamo che decidano presto, perché noi non molleremo fino all'ultimo sangue. Va un po' troppo alla lunga, sono cose che non dovevano nemmeno esistere, perché il sito non è idoneo, secondo la mia opinione, non è idoneo per quello che vogliono fare, e quindi devono cercare altre cose, ma non roba di discarica. E poi onestamente noi di Gallo abbiamo un'altra discarica che forse qui si sono dimenticati, abbiamo Urbino 2 che è un'altra discarica umana, quindi io sarei contento che queste cose qui, queste assemblee andassero a fare anche là, perché là è una polveriera umana, quindi già una ce l'abbiamo, ne vogliono mettere anche un'altra, siamo, hanno detto bene quel cartello, una pattumiera non italiana, gallese. A manifestare, oltre ai cittadini, anche 5 comitati come diversamente Everyone e Urbino contro la discarica di Riceci e altre sigle. Questa mattina i rappresentanti delle organizzazioni sono stati accolti per un confronto dal presidente della provincia di Pesaro e Urbino, Giuseppe Paolini. Un colloquio iniziato poco prima delle 11:20, durato circa 2 ore e commentato così da Andrea Torcoletti dell'associazione Diversamente. Il problema nella sostanza rimane all'interno del procedimento che va avanti. Noi pensavamo che non avendo rispettato i 180 giorni della prima sospensiva venisse archiviato. Abbiamo presentato un'istanza di archiviazione con diffida. La linea scelta dalla provincia è diversa all'interno del procedimento.
hanno concesso un'ulteriore proroga, anche se tecnicamente non è una proroga. Andrà a finire quindi al 16 luglio del 2024. Come l'hanno motivata questa proroga data? Loro ritengono che la scelta che noi avevamo suggerito, che secondo noi le norme imponevano, quella di archiviare, fosse illegittima e quindi vada perseguito un altro iter all'interno del procedimento, concedendo la possibilità ad Aurora di fare ulteriori indagini sul terreno per verificare tutte quelle criticità che sono state sollevate dal Genio Civile. Questo richiede tempo, questo porta un allungamento, questo non risolve il nostro problema, rimane vivo il rischio di una discarica. Importanti anche le parole del presidente della provincia Giuseppe Paolini, che ancora una volta ha ribadito la sua contrarietà al progetto che, ricordiamo, prevede la realizzazione della discarica a Riceci. Allora sentiamo le parole del presidente e poi la linea può tornare allo studio. Io innanzitutto ringrazio i comitati che ho incontrato stamattina per la trasparenza e la chiarezza che c'è stata e per il dialogo, secondo me, costruttivo che abbiamo impostato e che andremo a impostare. Cosa? Bisogna dirlo alla gente. È quello che sto facendo. Vedi perché io non volevo uscire? Scusa, vedi perché non volevo uscire? Bisogna dire alla gente cosa devo dire. Ecco, lo sto dicendo, è per questo che io non volevo uscire. Cioè, se ti piace far andare in diretta queste cose, oppure per televisione, va bene, l'accetto. È quello che ho detto a loro. Ho detto, io personalmente la mia posizione l'ho espressa. L'ho espressa dal primo giorno, l'ho espressa anche con gli abitanti e i cittadini di Pitriano e Ricici. Ho fatto diversi incontri, la mia posizione la tengo quella, io voglio andare. Poi ci sono delle diverse interpretazioni che ne abbiamo parlato prima anche con Andrea e con Francesco e con gli altri, ci sono delle diverse interpretazioni. La parte io non ho paura, come viene fuori, dobbiamo farlo prima delle elezioni. Io voglio che ci sia un no tombale su questa questione, perché non posso andare durante le elezioni non chiudendo definitivamente questa cosa. Io voglio che si arrivi alla chiusura definitiva, che non sia riproponibile né a Riceci né in altri paesi dell'entroterra. Io l'ho detto, io sono disposto a scendere anch'io alle manifestazioni e questa roba qua, però il discorso è che noi abbiamo uno studio legale qui, dei dirigenti che stanno studiando proprio tecnicamente come si possa mettere veramente un no definitivo e tombale su questa questione. Se poi dopo qualcuno lo vuole sfruttare per le politiche, per le elezioni politiche, queste robe qua fanno tutti quello che fanno, c'hanno come voglio, che a me non me ne frega niente, perché a me delle elezioni politiche, chi vinca o chi perda, mi interessa relativamente, a me mi interessa la gente che anche dopo le elezioni politiche rimane lì a Riceci, che viva Riceci, sono queste che mi interessano.